Buonasera, buonasera, alle 28 minuti su Rete 8 Sport, nuovo appuntamento con Anteprima Pescara, torna il campionato di Serie B, tornano le nostre esclusive, dunque parleremo di questo confronto Brescia-Pescara, domani inizio ore 15, l'arbitro è Serra di Torino. Prima però di mandare in onda i primi contributi, le interviste in esclusiva del nostro Enrico Giancarli, con la presentazione anche del match tra Brescia e Pescara, vediamo il quadro completo degli incontri perché si comincia questa sera, l'anticipo è Venezia-Benevento. Con inizio alle 21, tra l'altro il Benevento ha giocato la prima partita, questo format a 19 squadre davvero crea parecchie perplessità, suscita parecchie perplessità, è stato confermato dopo la sentenza, la non sentenza potremmo dire così, del collegio di garanzia del CONI martedì scorso. Il Benevento, dicevamo, ha giocato la prima partita, la prima giornata contro il Lecce 3-3 il verdetto finale, poi ha riposato, poi c'è stata la sosta, insomma torna a giocare a distanza di quasi 3 settimane. La squadra di Christian Bucchi sarà di scena questa sera alle 21 sul campo del Benevento. Domani alle 15 Ascoli-Lecce, Brescia-Pescara e Cittadella-Cosenza. Alle 18 Cremonese-Spezia, sempre la giornata di domani. Domenica invece alle 15 Verona-Carpi e Salernitana-Padova. Alle 21 Foggia-Palermo, mentre lunedì ci sarà il posticipo della terza giornata di fronte Livorno e Crotone con inizio alle 21, riposa il Perugia, appunto la squadra umbra, dunque riposerà, osserverà il turno di riposo in questa giornata di Serie B. Diamo uno sguardo anche alla classifica, naturalmente parziale perché sono trascorse solo 2 giornate. C'è da dire che oggi il giudice sportivo ha inflitto il 3-0 a tavolino a danno dunque del Cosenza, il Cosenza che avrebbe dovuto affrontare il Verona, la partita non si è disputata 2 settimane fa per le pessime condizioni del terreno di gioco, l'arbitro non ha dato inizio alle ostilità, dunque oggi il giudice sportivo si è pronunciato 3-0 a tavolino in favore del Verona, della squadra di Fabio Grosso, ma attenzione perché il Cosenza ha preannunciato ricorso. Questa la classifica col Cittadella che comanda a punteggio pieno con 6 punti, poi Perugia, Pescara e Padova a quota 4, Crotone, Spezia e Venezia 3, poi Lecce, Cremonese, Salernitana, Palermo e poi le altre squadre, Palermo 2 punti, le altre squadre con il Foggia che ha 5 punti, meno 5 perché parte da una penalizzazione di 8 punti. Allora questa è la classifica del campionato di Serie B, ma ora è il momento di dare spazio ai primi contributi. Andiamo ad ascoltare Filippo Melegoni al microfono del nostro Enrico Giancarli. Filippo Melegoni, classe 1999, di proprietà dell'Atalanta, al debutto assoluto in Serie B proprio 2 settimane fa prima della sosta, grande protagonista del match con il Livorno vinto 2-1 dei biancazzurri, è stato preferito in quella circostanza a Macin, ma attenzione perché Macin per la partita di domani potrebbe giocare al posto di Melegoni, staremo a vedere. Bene, Melegoni è stata la grande sorpresa per chi non lo conosceva, come il sottoscritto, insomma noi non è che seguiamo tutti i campionati giovanili, però Melegoni se ne parlava già bene lo scorso anno, era nel mirino di tanti DS di squadre importanti. Melegoni ha confermato le sue qualità, tra l'altro ha anche conquistato il rigore del 2-0 firmato da Andrea Cocco. Andiamo ad ascoltarlo al microfono di Enrico Giancarli. Melegoni, l'ultima partita prima della sosta ha detto che sei un giocatore che in bici sta bene e hai messo in grossa difficoltà ora Pillon per le scelte lì con Machine. Beh, sicuramente sono molto contento di questo, il mio obiettivo è quello di poter dimostrare di giocare in questa categoria e questo lo posso dimostrare solo allenandomi bene e arrivando alla partita con la fiducia del mister e dei miei compagni. Tra l'altro in quella partita con il Livorno un'azione mi è piaciuta molto nel primo tempo, quando su suggerimento di Antonucci si è andato proprio dentro con il classico taglio della mezzala, quello proprio che vi chiede Pillon, cosa che hai ripetuto il secondo tempo facendo 40 metri di corsa andandoti a prendere il rigore. Sì, diciamo che è una caratteristica che ho, insomma, ho sempre giocato da mezzala, comunque questi inserimenti mi appartengono e se so che possono mettere in difficoltà le altre squadre ne farò il più possibile. Adesso chiaramente non vuoi più uscire. No, sicuramente no, ora
diciamo che non è che ho il posto assicurato assolutamente, però devo darmi da fare sempre durante gli allenamenti e dimostrare che posso avere la maglia da titolare. A Brescia c'è un giocatore che è anche più giovane di te, classe 2000, che ha i capelli alla Pirlo, che si muove come Pirlo e che con Melegoni potrebbe rappresentare il futuro del centrocampo italiano. Parliamo di Tonali. Sì, è un ottimo giocatore, ho giocato assieme a lui agli europei, abbiamo fatto un'ottima esperienza arrivando secondi all'europeo e sarò contento di rivederlo domenica e sabato, sperando di essere tutti e due in campo. Come si ferma, come si limita Tonali? Beh, sicuramente il mister ha preso i giusti, ci siamo adattati giustamente ad avere questo play e a fermare anche i loro tre quarti, perciò il mister saprà sicuramente come saper accorciarlo. Certo, però, e chiudiamo, in un futuro Tonali, Melegoni, futuro tinto di azzurro, ci stai pensando? Beh, sicuramente sono sogni che ogni bambino spera che si avverino. Tutto questo dipende da noi e da come andranno le nostre partite. Tra l'altro si parlava di Tonali, classe 2000, che ha recuperato da un leggero affaticamento degli ultimi giorni, domani dovrebbe essere in campo, classe 2000 regista alle movenze di Pirlo, un giocatore di cui si parla davvero molto bene, davvero un grande prospetto. Tonali è stato scoperto da un collaboratore, questo lo diciamo, insomma ormai è noto però, di Andrea Iaconi, quando Andrea Iaconi era DS del Brescia, da Cordone, originario di Giulianova, che è rimasto poi nella Brescia nelle successive gestioni, è un uomo di fiducia anche in questo momento della nuova proprietà di Cellino, appunto ex presidente patron del Cagliari e del Leeds. Cordone lo ha suggerito a Iaconi, che non ci ha messo molto tempo per prendere questo ragazzino, era proprio un ragazzino, poco più di un ragazzino, è cresciuto tantissimo, insomma si parla davvero di un futuro luminoso di Tonali, come del resto di Melegoni, Capone e tanti altri giovani che arrivano non solo dall'Atalanta ma anche da altre società come l'Inter, il Brescia, appunto parlando di Tonali. È il momento di occuparci proprio di questa partita, perché Pillon sicuramente avrà studiato le contromisure soprattutto per limitare Tremolada. Tremolada è un giocatore di grande fantasia, di qualità, un gran tiro, un gran sinistro, sulla tre quarti si muove l'ex giocatore dell'Arezzo, dell'Entella, giocatore classe 91 che negli anni scorsi era entrato nel mirino anche del Pescara, un giocatore di grande qualità. Vedremo come andrà a finire domani. Tremolada giocherà sulla tre quarti alle spalle di Donnarumma, ex fino a un certo punto, perché era di proprietà del Pescara, soltanto una settimana di allenamenti nel periodo di Oddo, estate 2015, praticamente non ha mai collezionato presenze con la maglia del Pescara. Donnarumma, che poi è stato protagonista soprattutto lo scorso anno con la maglia dell'Empoli, 23 gol insieme con Caputo, sono stati due cannonieri principi dello scorso campionato di Serie B, hanno vinto il campionato. Il Brescia si è accaparrato, si è assicurato le prestazioni di questo giocatore, Alfredo Donnarumma, ex Lanciano ma soprattutto ex Teramo nel 2015, tirando fuori 2 milioni di euro, dunque è costato questa cifra il giocatore al Brescia, il giocatore che era di proprietà, lo ripetiamo, dell'Empoli. Allora andiamo a vedere i motivi di questa partita nel servizio con le immagini di alcuni degli ultimi precedenti e soprattutto le probabili formazioni. Vediamo. Si ricomincia dopo la sosta, soprattutto dopo la surreale sentenza del CONI, che per inciso stabilisce un pericoloso precedente, ovvero le regole possono essere cambiate in corsa, non c'è più alcuna certezza. Pazzesco, sistema a pezzi, ma tant'è. Format dunque a 19 squadre per i biancazzurri, la trasferta di Brescia, assenti Balzano, Palazzi e Scalera, torna a disposizione dopo la squalifica Barras. Saranno presumibilmente tre le varianti rispetto all'11 che ha battuto 2-1 il Livorno. Fiorillo al rientro tre pali, Ciofani nel ruolo di terzino, Macina centrocampo in vantaggio su Melegoni, Abulico a Cremona in panchina con i toscani perché non al meglio, lo spagnolo ex Roma è deciso a riprendersi la scena nel suo ex stadio, appunto il Rigamonti, non esattamente un amuleto per il Delfino. In 29 sfide ben 20 KO, 5 pareggi e appena 4 successi, l'ultimo dei quali 13 mesi fa in Coppa Italia, 3-1 gol di
di Capone e strepitosa doppietta di Ferdinando del Sole. Sempre nelle immagini, stesso verdetto ma in rimonta 4 anni fa, 8 dicembre 2014. Per i Lombardi sblocca Benalì. All'intervallo Baroni rimpiazza Pasquato con Maniero che davanti affianca Melchiorri. È la chiave di volta, 4-4-2, l'attaccante marchigiano pareggia. Poi si procura il rigore trasformato da Maniero che allo scadere firma questa prodezza d'autore. 3 anni prima, ottobre 2011, il netto 3-0 del Pescara di Zeman, doppietta di Ciro Immobile e colpo da biliardo nel secondo tempo di Lorenzo Insigne ispirato da Maniero. Il primo exploit al Rigamonti il 14 febbraio 1982. Allenatore il compianto Beppe Chiappella, subentrato a Tidia. Match winner un giovanissimo Walter Mazzarri. Vittoria effimera, fine stagione fu infatti retrocessione in C. Piazza insomma indigesta ai colori biancazzurri. L'ultimo precedente a marzo, KO fatale a Massimo Epifani, sostituito da Beppe Pillon, che torna nel Bresciano da avversario. Subentrato infatti nel marzo 2000 a Scanziani, riuscì a centrare dopo i playout la salvezza in C1 alla guida del Lumezzane. Non proprio esaltante l'avvio delle rondinelle. Un solo punto in 2 partite, frutto del pari all'esordio col Perugia. Quindi la sconfitta di La Spezia. In panchina l'esordiente David Suazo, 102 gol con la maglia del Cagliari dal 99 al 2007, compagno di squadra in rosso-blu dell'ex attaccante del Pescara Mauro Esposito, ora collaboratore di Luciano Zauri nella primavera biancazzurra. Tante assenze tra squalifiche, infortuni, fuori Gastaldello, Sabelli, Edoardo Lancini, Miracoli, Cortesi e il franco algerino scuola Inter Belkheir. Il probabile 11 4-3-1-2. Alfonso Trepali, Matteo, l'ex Romagnoli, il debuttante Cistana e il brasiliano Curzio in difesa. Bisoli, Tonali e Dall'Oglio favorito su Ndoye e Martinelli a centrocampo. Tremolada nella terra di nessuno alle spalle di Torregrossa e di Alfredo Donnarumma, ex Lanciano, soprattutto Teramo ma anche Pescara, anche se solo per una settimana. Storia dell'estate 2015. Il tecnico del Brescia, David Suazo. Io sono contento perché affrontiamo una squadra molto propositiva, una squadra in salute, è una squadra che a noi ci aiuta perché affrontiamo una squadra con grande qualità. È una bella prova nella quale noi dobbiamo fare il modo di far valere quelle che sono le nostre qualità e penso che non sarà la sezione contro il Pescara. E approfittiamo per ricordare tutti gli appuntamenti legati a questa partita. Brescia-Pescara domani ore 15 alle 14.30 su Rete 8 Sport, diretta calcio con Marco Tontodonati, i contributi del nostro inviato che sarà come sempre Enrico Giancarli, che curerà anche l'intervista in diretta post partita alle 18.17.45 il consueto approfondimento con un paio di ospiti in studio. Ci fermiamo per la prima volta, la linea può tornare a Dino D'Angelo. Bene, torniamo in diretta da studio su Rete 8 Sport 20:23, anteprima Pescara, il secondo contributo in esclusiva. Il nostro Enrico Giancarli ieri ha avvicinato Gennaro Scognamiglio, che finora non ha ancora messo piede in campo, centrale di grande esperienza, classe 1987, ex Novara, Cesena, ex Trapani, col Trapani tra l'altro ha sfiorato la promozione in Serie A in quella duplice finale col Pescara, il Trapani di Cosmi, il Pescara gara di Massimo Odo. In quella stagione Gennaro Scognamiglio mise a segno ben 9 gol da centrale. Bene, non ha ancora fatto un minuto sul terreno di gioco, ascoltiamolo al microfono di Enrico Giancarli. Scognamiglio, dopo la pausa si ricomincia, trasferta a Brescia. Pillon in conferenza ha detto: è una squadra che vale tantissimo per noi, sarà un bel test. Sicuramente è una partita importante perché loro vengono comunque da 2 risultati diciamo non positivi e c'è stato un po' di casino anche in settimana con l'esonero dell'allenatore in secondo, quindi sicuramente saranno incazzati, diciamo che vogliono dimostrare che valgono tanto, però affronteranno sicuramente un Pescara che ha voglia di mettersi ancora in mostra e di dare continuità ai risultati che ha fatto fino adesso. Il loro attaccante Alfredo Donnarumma è stato giudicato come uno dei colpi più importanti di tutto il mercato di Serie B, giocatore che può creare problemi? Sicuramente è un giocatore importante per la categoria perché viene comunque da un'annata importante, però io credo che il singolo non fa tutto da solo, bisogna avere comunque un collettivo, una squadra dietro che
che comunque crea gioco e dà diciamo, i palloni a lui per fare gol. L'anno scorso giocava a Empoli, una squadra fortissima che faceva veramente un bel calcio, e lui comunque è stato uno dei protagonisti. Se la squadra non gira, lui da solo sicuramente non può fare tanto, però sappiamo che è un giocatore importante e che bisogna stare ben attenti. Nelle prime due giornate di campionato Pillon ha optato per Rotta Gravillon, poi Campagnaro Gravillon. Ti pesa un po' essere fuori dalle scelte iniziali? Ma sicuramente quando sei in una squadra che ci sono tanti difensori importanti, capita anche questo, di stare fuori. Ovviamente il mister anche in alcune circostanze ha detto che lui valuta durante la settimana, quindi sta a noi dimostrare durante la settimana che valiamo e che possiamo ritagliarci uno spazio importante negli 11 titolari. Se fino adesso Scognamiglio non è sceso in campo, sicuramente qualcosina vorrà dire, però sicuramente io faccio il massimo durante la settimana per farmi trovare pronto, e sicuramente sta al mister poi decidere. L'ultima, extra Pescara, domenica scatta un altro campionato, quello di Serie D. Nel girone delle abruzzesi la favoritissima è il Cesena. Che ci dici? Che effetto ti fa? Oh, è un effetto strano vedere il Cesena in Serie D, perché dopo un'annata come quella dell'anno scorso, comunque fatta una bella cavalcata verso la salvezza, vederlo in Serie D è veramente una cosa brutta, però purtroppo nel calcio sta capitando anche questo. Vedi Bari, vedi Avellino, società importanti che nessuno si aspettava potessero ripartire dalla Serie D, e sicuramente fa male, però faccio il mio in bocca al lupo al Cesena e ai tifosi del Cesena, che è stata una piazza che comunque mi ha dato tanto. Così dunque Scognamiglio. Abbiamo un altro contributo a mandare in onda, un'intervista realizzata un paio di giorni fa a Gaston Brugman, capitano del Pescara. Però diamo prima uno sguardo, con l'ausilio della regia capitanata da Dino D'Angelo, alle due schermate, le schermate probabili formazioni. Cominciamo naturalmente dal Brescia, che gioca in casa, il Brescia di David Suazo, abbiamo già detto nella scheda, grande ex attaccante del Cagliari dal 99 al 2007, 102 gol con la maglia rossoblu, addirittura 22 reti nel campionato 2005-2006 in Serie A, quando fu nominato miglior giocatore straniero di quel campionato. Poi ha vinto lo scudetto con l'Inter l'anno successivo, nel 2007-2008, con Roberto Mancini, l'attuale CT della Nazionale, in panchina, soltanto 8 gol, soltanto, si fa per dire, però insomma è chiaro che forse ci si aspettava di più in quella prima stagione all'Inter da parte di Suazo, che poi ha giocato nel Benfica, nel Genoa e anche nel Catania. Eccola qui la probabile formazione 4-3-1-2, tante le defezioni soprattutto in difesa per il tecnico honduregno. Allora, Alfonso Trepali, Mateiu, Romagnoli, che è l'ex di questa partita, Simone Romagnoli, classe 1990, lo scorso anno ha giocato prima a Empoli, poi in prestito alla Bologna, quindi il passaggio definitivo alla Brescia in estate, ha giocato nel Pescara dal 2011 al 2013, ha vinto un campionato con Zeman in panchina proprio a Pescara, in totale 35 presenze per l'aitante difensore di Cremona, classe 90. Al suo fianco c'è Cistana, ci potrebbe essere Cistana, che è un giocatore praticamente al debutto, un classe 1997, visto molto bene da Suazo. Lo scorso anno ha militato nel Prato in Serie C, 10 gettoni di presenza. A sinistra, attenzione al piede molto caldo di Cu, il brasiliano, che è stato protagonista nell'ultimo match Brescia-Pescara dello scorso mese di marzo. A centrocampo, detto di Tonali, c'è anche Bisoli, ottima mezzala, e potrebbe giocare Dall'Oglio è in concorrenza con Ndoi e Martinelli, ma Dall'Oglio ha fatto una grande partita col Monza nell'ultimo test la settimana scorsa, tra l'altro impreziosito da un gran gol, avete visto nelle immagini della presentazione del match. Dunque Dall'Oglio favorito. E poi Trebolada, nella terra di nessuno, alle spalle di Donnarumma e Torregrossa, che ha avuto qualche problema come Tonali, però dovrebbe giocare, dovrebbe essere impiegato dal primo minuto, altrimenti Morosini al fianco di Donnarumma, quindi non cambierebbe il sistema di gioco se dovesse giocare Morosini, che secondo noi è più un trequartista. Suazo lo vede più seconda punta al fianco di Donnarumma, quindi staremo a vedere quello che succederà. Comunque Torregrossa in questo momento è favorito, anche perché Morosini
Rossini non è al top della condizione dopo il grave infortunio al ginocchio patito lo scorso anno quando militava nell'Avellino. Vediamo il Pescara, diamo uno sguardo anche all'11 probabile che sarà schierato da Pillon, che non ha dato naturalmente vantaggi ai cronisti ieri in conferenza stampa, come giusto che sia, però secondo noi dovrebbero essere tre le sostanziali novità rispetto al match con il Livorno prima della sosta, ovvero il rientro di Fiorillo Trepali, non c'è Balzano dunque al suo posto Ciofani, e poi a centrocampo Macin sembra favorito su Melegoni. Staremo naturalmente a vedere, poi il tridente d'attacco non dovrebbe cambiare nulla, sempre condizionale quanto mai di rigore con Mancuso, Cocco e Antonucci, anche se sta bene Monachello, ne ha parlato in termini positivi lo stesso Pillon ieri in conferenza stampa. C'è il ritorno, torna a disposizione Marras dopo la squalifica, insomma sono tante le alternative di cui dispone il tecnico di Preganziol, ma dovrebbe essere per sommi capi questa la formazione che scenderà in campo domani inizio ore 15 al Rigamonti di Brescia, l'arbitro è Serra di Torino. Non so se dobbiamo andare prima in pubblicità, Dino, chiedo lumi alla regia, oppure possiamo lanciare Brugman. Primo investitore del progetto Bond, Gas Brugman. Il Press è stato il primo. Sì, eh? A parte gli scherzi, come valutiamo questa iniziativa, Gas? No, una cosa molto, molto positiva, importante. Diciamo che dimostra che la società vuole continuare a crescere. Si è visto sull'immagine le cose che vogliono creare, formare. Penso che sia una cosa molto, molto importante, che voglio che la gente si preregistri, così possiamo andare avanti tutti insieme, che questo è l'importante. Ecco, se queste sono le basi, significa che Brugman sta pensando di mettere le radici a Pescara. Io le metto sempre le radici a Pescara. Io sono un ragazzo che sono arrivato a Pescara da molto tempo e non ho pensato mai di andare via, quindi questa è la mia città anche. Ti chiedo un giudizio su questa sentenza che fa discutere, la B resta a 19 squadre. Secondo te è una sentenza equa o no? Ah, no, non parlo di queste cose qua, io parlo del campo. E no, diciamo che questo campionato è iniziato così, nel senso che si parlava già che dovevano ripescare tre squadre, dopo è successo tutto un casino, quindi meglio stare a parte di quello, ci sono la gente che pensa a queste cose. Comunque meglio a 19 squadre secondo te? No. Anche per gli obiettivi della squadra magari? Non dico niente. Meno siete, meglio è. Non dico niente rispetto a questo, no. Non mi riguarda, diciamo. Brescia? Sì, Brescia sì. Una squadra importante, giudicando l'organico, soprattutto lì davanti, no? Tremolata, lo stesso Morosini alle spalle di Donnarumma, insomma, giocatori che non hanno bisogno. Abbiamo Graviglion, Ugo, abbiamo Perrotta, c'è anche Brugman. Scogliamo meglio, quindi questo diciamo che anche noi abbiamo un organico molto importante. Ho fiducia nei miei compagni e penso che non ci saranno problemi. Così dunque Gaston Brugman, capitano del Pescara, la sua frase più importante: Pescara è la mia città, voglio mettere le radici in questa città. Insomma, parole davvero importanti quelle pronunciate dal capitano del Pescara. Chiudiamo ricordando il quadro completo degli incontri, facciamo rivedere la grafica. Venezia Benevento questa sera, l'anticipo della terza giornata sta per cominciare tra poco meno di mezz'ora, ore 21, domani alle 15, Ascoli Lecce, Brescia Pescara, Cittadella Cosenza. Alle 18 Cremonese Spezia, domenica alle 15 Verona Carpi e Salernitana Padova, alle 21 Foggia Palermo e lunedì il posticipo di fronte Livorno e Crotone con inizio alle 21 riposa il Perugia. Sguardo rapido anche alla classifica: Cittadella 6 punti a punteggio pieno, Perugia, Pescara e Padova 4, Venezia, Spezia e Crotone 3, Lecce, Cremonese, Palermo e Salernitana 2, Benevento, Cosenza, Verona, Brescia e Ascoli 1. Ma il Verona ha avuto 3 punti a tavolino dopo la non disputa della partita di Cosenza per le pessime condizioni del terreno di gioco, dunque il Verona sale a 4 punti, Livorno e Carpi 0, Foggia meno 5, Foggia che è partito da una penalizzazione di 8 punti, una vittoria e una sconfitta per la squadra di Gianluca Grassadonia. Questa la classifica naturalmente parziale, sono trascorse solo 2 giornate del campionato di Serie B, si chiude qui l'appuntamento con Anteprima Pescara, grazie a Dino D'Angelo in regia, a voi naturalmente per la cortese attenzione, grazie ancora e buona serata.